una giornata, anzi più giornate dedicate al mare, al rispetto dell'ecosistema marino, una raccolta straordinaria di PFU. PFU sarebbero gli pneumatici fuori uso. Una iniziativa di Mare Vivo Ollus del consorzio EcoTire qui a Sapri, ci troviamo al porto di Sapri. Ho accanto a me Carmen Di Penta, che è il direttore generale di Mare Vivo Ollus. Com'è andata la giornata odierna? Devo dire fantastica, devo dire anche oggi un grandissimo successo, ma soprattutto perché sul nostro cammino ormai troviamo dei grandi collaboratori. Questa volta tre sommozzatori, che sono normalmente fanno lavori subacquei, hanno deciso, intanto ci hanno chiamato per dire ci sono degli pneumatici in un posto veramente incredibile, impossibile, c'è stato qualcuno che li ha scaricati. E quindi loro hanno dedicato parte del loro lavoro per raccogliere, in tre giorni, dedicando un po' di ore al giorno, hanno riempito una barca di pneumatici. Quindi ne abbiamo portati qui a terra 70, il camion di EcoTire è arrivato e con una bellissima gru se li sta portando via, perché ricordiamo sempre che lo pneumatico non è un rifiuto ma è una risorsa. Con quest'ultima attività di quest'anno del 2020-2021 abbiamo raccolto circa 30.000 chili in 7 comuni diversi. Quindi siamo passati dalla Sicilia alla Sardegna, e lungo le coste, oggi abbiamo già un elenco di comuni che ce lo chiedono. Questo per noi è un grande risultato, perché vuol dire dopo 8 anni si comincia a comprendere che da uno pneumatico può diventare un asfalto, può diventare una parete insonorizzata, può diventare anche un'altra gomma, da gomma a gomma. Quindi assolutamente non vanno lasciati nell'ambiente, in nessun ambiente, tantomeno in mare. L'educazione rispetto ambientale passa attraverso anche il gioco, c'è la mascotte che è raffigurata anche sul cappellino, Gammi se non vado errato, quindi attraverso anche la mascotte che tipo di lavoro, di azione avete fatto anche nei confronti dei più piccoli per educare i più piccoli al rispetto dell'ambiente e anche all'importanza del riciclo dello pneumatico? Abbiamo fatto sì, che normalmente queste cose le facciamo durante il periodo scolare, voi sapete che quest'anno è stato un po' complicato tutto, perché stavano dietro il video più che in classe, e quindi ci siamo dovuti attrezzare diversamente, però normalmente noi facciamo arrivare 100, 200, 300 bambini per far vedere intanto che cosa succede quando si va a prendere a mare uno pneumatico, quanta gente ci deve lavorare e che cosa può diventare. Quindi abbiamo tutti i nostri barattoli con le pietruzze, con la polvere, per fargli capire che quelli possono diventare quello che c'è nel barattolo, per poi cambiare completamente forma e quindi diventare non un rifiuto ma una risorsa, una pavimentazione, giochi per bambini, pareti insonorizzate, asfalto per la strada. Molto importante, portata avanti con il patrocinio del comune, lanciata con l'assessorato all'ambiente, che ci porta a tutelare sempre di più il mare, ma soprattutto il mare visto come risorsa importantissima per tutti. Il mare è fonte di vita, è fonte di alimentazione, è fonte anche di turismo per le nostre città costiere, quindi è importante e prioritario mantenerle sempre pulite, mantenere il massimo dei livelli ambientali. Bellissima l'iniziativa da parte di Mare Vivo, che oltre al recupero promuove poi il recupero attraverso il riciclaggio dello pneumatico che viene raccolto, e per avere sempre una filiera più standardizzata e dare la possibilità di osservare al massimo quei principi di rispetto dell'ambiente che oramai sono sempre più comuni per fortuna e devono essere prioritari per ogni amministrazione. Con il comandante Francesca Federica Del Re, comandante della Capitaneria di Porto di Palinuro, oggi ci troviamo al porto di Sapri, si è appena conclusa questa operazione coordinata da Mare Vivo Ollus, dal consorzio EcoTire, con il patrocinio del Comune di Sapri, naturalmente con la collaborazione, con il coordinamento della Capitaneria di Porto. Sono stati raccolti una 70 di pneumatici, sicuramente un dato importante che però ci deve far capire, nel solco di questa manifestazione, quanto sia importante non solo la sensibilizzazione al rispetto dell'ecosistema marino, ma anche al riuso e riciclo dello pneumatico. Assolutamente, io una volta contattata dalla direttrice generale di Mare Vivo, la dottoressa Carmen Di Penta, ho accolto con grandissimo entusiasmo questa iniziativa. Sapevo già che in quel tratto di mare interessato dalle operazioni purtroppo c'erano una certa quantità di pneumatici, e subito mi sono resa disponibile per aiutare nell'organizzazione di questa iniziativa. Il mare del Cilento è un mare bellissimo, abbiamo bandito
bandiere blu, abbiamo bandiere verdi, le 5 vele di Legambiente in molte località. Dobbiamo cercare di mantenere sempre pulito il nostro mare e questo tipo di attività non soltanto aiutano l'ecosistema marino e con sicuramente l'accrescimento di, nuovamente di fauna e flora marina, ma hanno dato anche l'opportunità di fare una sensibilizzazione a livello dei cittadini per evitare che possano verificarsi nuovamente questi tipi di attività illecite. Comandante, possiamo tracciare un brevissimo bilancio di questa prima parte d'estate nel Golfo di Policastro, nel Basso Cilento, nella costa del Basso Cilento, per quanto riguarda insomma, le operazioni messe a segno dalla Capitaneria di Porto? Noi nell'attività operativa Mare Sicuro 2021, che è un'attività che è un'operazione che avviene ormai da 31 anni, siamo coordinati a livello nazionale dal Comando Generale, a livello regionale dalla Direzione Marittima di Napoli. In questo periodo noi abbiamo pattuglie che sorvegliano le spiagge e il mare tutti i giorni della settimana, ovviamente accresciute nei weekend che sono i periodi di maggiore afflusso di bagnanti e di unità da diporto. Le prime possiamo trarre diciamo, dei piccoli, diciamo, vedere quali sono le cose che sono successe più facilmente. Sicuramente io direi di stare attenti a quelli che sono i limiti della navigazione per quanto riguarda le unità da diporto, quindi ricordarsi sempre che bisogna mantenere la distanza di sicurezza di 200 metri dalle spiagge, di 100 metri dai costoni rocciosi e ricordarsi sempre che ci sono queste aree che sono destinate esclusivamente alla balneazione e dove le unità non possono assolutamente accedervi se non attraverso i corridoi di lancio. Abbiamo avuto tantissime richieste di soccorso, per fortuna soccorsi diciamo abbastanza lievi, niente diciamo di problematico, la maggior parte ovviamente provenienti dalle spiagge raggiungibili esclusivamente o soprattutto via mare dei comuni di Marina di Camerota e di San Giovanni a Pino. E per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, ovviamente continua la nostra attività di tutela della balneazione e attraverso ovviamente i controlli negli stabilimenti e alle postazioni di salvataggio, ricordando che l'assistente bagnanti ha una responsabilità enorme e per proprio la tutela dei bagnanti che sono sia all'interno della propria concessione che al di fuori. Quindi questo è il monito, diciamo, prestare la massima attenzione quando si esce e verificare quello che è il regolamento del parco dell'area marina protetta, Costa delle Fresche e della Masseta, qualora si entri all'interno di quest'area. Allora, da quello che abbiamo potuto fare come preliminare di intervento, abbiamo raccolto 60-62 pneumatici, che sono quelli che erano presenti in una batimetrica diciamo più accessibile, perché poi le operazioni si complicano via via scendendo e aumentando la batimetrica, quindi il fondale. Diciamo che nel 2019, durante un'operazione di collaborazione con la Capitaneria di Porto di Maratea, durante un'immersione io ne ho rinvenuto qualcuno, poi il giorno dopo sono andato a fare un'immersione per curiosità e per cercare di capire il perché quei 4-5 pneumatici, e poi mi hanno portato in un vero e proprio giacimento di pneumatici occultati. Mi hai spiegato le cause, insomma, perché i pneumatici? Sono 2 anni che io le ricerco, perché in quel posto, perché in quel canalone, avevamo anche ipotizzato magari un lancio dalla strada, dalla SS18, ma non è fattibile, quindi sono stati sicuramente trasportati e occultati, abbandonati con una barca, questo è poco ma sicuro. E il guaio è che noi stimiamo ce ne siano molti altri, perché siamo in un punto della costa, quindi dopo il canale di Mezzanotte, tra Maratea e Sabbia, appunto, dei canaloni veramente importanti a livello biologico, a livello diciamo di struttura subacquea, quindi veramente poi si scende molto in profondità e ce ne potrebbero essere chissà quanti. Questi sono i primi che siamo riusciti a recuperare, c'è la nostra collaborazione per cercare di organizzare un'operazione più complessa, però poi a quel punto c'è bisogno appunto di un'organizzazione diversa. Già i numeri di quanto avete raccolto sono numeri importanti. Sì,
Sicuramente sì, sono i numeri nel primo tratto, quindi da una profondità che va da 21 metri fino a 38. Dopodiché ci siamo fermati appunto per non andare oltre, perché le esigenze di sicurezza vanno oltre, ci vuole un'organizzazione ben diversa. Adesso è quello che abbiamo potuto fare noi come struttura di lavori subacquei locale, quindi con due sommozzatori, con un operatore di superficie e con il comandante dell'imbarcazione.